Buongiorno, oggi vi porto in un posto molto divertente con mia figlia che è già in macchina e durante il viaggio scoprirete dove stiamo andando. Siamo quasi arrivati a Gardaland, quasi, perché è 40 minuti che facciamo la coda e siamo a 600 metri, 500 metri dall'ingresso, vi facciamo vedere. Non so se riuscite a vederla, ma là in fondo c'era coda. Prova a riprenderla tu, cucciola. Non so se la vedete, ma si vede. Vediamo se riusciamo a parcheggiare almeno tra mezz'ora. Siamo partiti alle 8 di mattina, sono le 11 e abbiamo trovato un incidente. Arriveremo alle 11.05. Il navigatore ci dice 11.05, ma siamo fermi. Una noia mortale. Finalmente, dopo un'ora di coda, siamo arrivati al parcheggio di Gardaland. Sempre coda esagerata. E sono le 11.18, pensavamo di arrivare in tempo, invece abbiamo trovato un incidente in autostrada, coda per arrivare a Gardaland e finalmente ci siamo arrivati. Papà, pensa, prendo il gommone, mi metto sopra la faccia. Alleluia, è caduto nella piscina. Ora ci incamminiamo verso l'ingresso e noi non faremo fila perché abbiamo... Cosa abbiamo? L'avvento! L'abbonamento! Niente coda! Entrando nel tunnel super colorato di Gardaland, l'entrata, pieno di colori. Ci siamo quasi all'ingresso. È bellissimo! Noi facciamo la fila ridotta, avendo l'abbonamento. Dillo tu. C'è un po' di cose, ma fa niente. Ci indirizziamo subito verso a un'attrazione spettacolare che si chiama Blue Tornado. C'è un paura. E la mia piccola è la prima volta che fa il Blue Tornado. E c'ho tanta paura. Andiamo di qua, dai. Proviamo. Io c'ho tanta paura. Come c'è tanta paura? Ma che mi rivolta il stomaco. Ma va. Prima attrazione della giornata, Blue Tornado. Ci volterà lo stomaco. Prima volta che sale, perché quest'anno finalmente ha l'altezza 1,40 m e può salire. Abbiamo quasi concluso la fila. Guarda. Stiamo per salire. Odore di acqua. Allora, 142, sì. Dove ci mettiamo? Andiamo avanti. C'è paura! Mettiamoci qui, amore. Guardami! Mettiamoci qua, dai, uguale, amore. Primo giro l'abbiamo fatto su Blue Tornado. Ha avuto un po' paura all'inizio, ma alla fine si è divertita un sacco, lo sapevo che andava a finire così. Muchas gracias a todos. Fantastic amigos. Sì, ma qui, voglio volare veloce. Direzione Raptor. Vediamo se mi fanno salire anche qua. Sì, per continuare a salire. Soltanto che mi sa che qua abbiamo un bel po' di coda. Ne avremo un bel po'. Proprio urleremo. Guardi qua da Shaman. Quindi questa è anche la mia veloce. Abbiamo un cincinino di coda da fare. Secondo me ci vorrà una bel 30-40 minuti. Però vabbè, pazienza, aspettiamo noi. Abbiamo appena finito, com'è stata? Bellissima, la prima discesa non ho aperto bocca, non riuscivo a urlare perché tutta la forza mi spingeva indietro e non riuscivo a aprire bocca. Mannaggia! E poi abbiamo preso il posto quello indietro che era veramente bello. Oggi
c'è veramente un sacco di gente. Sarà forse perché ci sono le scuole chiuse? Bah! Andiamo per mangiare. Buon appetito! Quindi abbiamo appena pranzato, sto cercando di convincere mia figlia di fare Oblivion, che è questa. Spero che voi. Il problema è che abbiamo appena pranzato e se la facciamo, secondo me, il panino ritorna all'aria aperta. Giusto? Sì. Adesso facciamo quindi, Shamam. Andiamo a fare un'altra montagna russa che si chiama Shamam. Spero che non vomitiamo. No, dai. Ho cambiato idea, visto che siamo sulla strada, andiamo a fare questa. Jumanji, la nuova attrazione. Spero che non ci si abbia tanta coda, ora sarà bellissima. E dopo Shamam. Il problema è che mi sa che ci aspetta forse un'ora di cambio di programma. Cambio di programma, no, Shamam? Nulla, c'è troppa fila per Jumanji e abbiamo optato per questa. Finito Shamam, però non l'abbiamo urlato. La Sara ha detto che meglio Blu Tornado, infatti stiamo forse andando a farlo di nuovo. No, prima fammi digerire. Vuoi digerire prima? Sì, perché no, rischiamo di rigurgitare. Se non viene sul panino. Bene, abbiamo fatto per la seconda volta Blu Tornado. La prima volta aveva paura la mia cucciola. E la seconda diciamo che mi sono stufato io a farlo. Adesso andiamo a rifare o Raptor o vediamo se riesco a convincere per Oblivion. No, Oblivion no, Oblivion no. Dai. Certo, ok, dopo Raptor. E poi Jumanji. Vediamo, vediamo. Abbiamo un attimo cambiato programma, stiamo facendo Mammut. Perché non l'abbiamo ancora fatto. Ci do 25 minuti di aspetto. Speriamo che non ci sia troppa fila. Vabbè, questa già la conosciamo, l'abbiamo strafatta mille volte. Andiamo a fare la fila a Jumanji. È molto lungo, molto. Io sono seduta qua. Chissà quanto ci vorrà. Esagerata, da adesso abbiamo ancora 40 minuti per riuscire a salire sulla trazione. Siamo in un punto deserto dove non si sa cosa fare. Non dirmi che poi dobbiamo andare all'avventura senza navi, senza niente. La sua squadra di eroi. Come sapete, ogni giocatore ha solo 3 vite nel gioco. We only have 3 lives. E tutti abbiamo i nostri punti di forza e di debolezza. E la mia debolezza è... Butterflies? Sul serio, le farfalle sono la mia debolezza. Ok, la nostra missione è scansare ogni pericolo, trovare il tempio, rimettere la gemma nella...
Bungie Adventure fatto. Secondo te, Sara, com'è stato? Bellissimo, anche se ci abbiamo messo un'ora a fare la fila. Sì, un'ora. Effettivamente un'ora e mezza di fila per 3 minuti di giostra è stato un po' pesante. Però sì, dai, merita, merita. Entriamo in Oblivion. Proviamo, sono riuscito a convincerla di fare Oblivion. Passiamo sotto. E fortunatamente c'è anche poca gente, quindi ne approfittiamo. Siamo pronti a salire. C'ho paura. Ma non c'era nessuno prima. Stiamo scendendo, non so di qua. Abbiamo appena fatto Oblivion, era anche la prima volta che lo facevo anch'io. Tanta roba, veramente divertente. Più che altro perché si prova l'assenza di gravità. Allora, è più bello Blue Tornado. Oblivion per secondo, Raptor per terzo, Shaman per quarto. Abbiamo concluso la nostra giornata a Gardaland, giusto amore? Sì, è stata bellissima. Allora, in sintesi, non abbiamo fatto tutte le attrazioni perché c'era un disastro di gente, ma... E quella più bella? Qual è quella stata più bella? Per me è Blue Tornado, poi Oblivion, poi Raptor, poi Shamama. E Jumanji? Sì, quella lì è un'altra. È un'altra. Quindi tutte quelle che abbiamo fatto? Sì. Allora, abbiamo fatto tutte quelle adrenaliniche. Jumanji è quella rilassante. È stata quella rilassante? Sì. Allora, abbiamo fatto tutte quelle adrenaliniche e quella rilassante è stata Jumanji, che è la novità 2022. Bellissima. È stata bellissima? Sì. Bene. Abbiamo fatto un'ora e mezza di coda, però ne valsa la pena per 3 minuti. Per 3 minuti di giostra. Giornata terminata, come al solito vi dico, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel commento e un bel like se non volete perdere prossime pubblicazioni di questo genere e altri tipi di video. Ciao.